Nello scorso video abbiamo visto cos'è lo slow fashion e che cosa lo caratterizza. Oggi invece proviamo a mettere un po' più a fuoco quali sono le scelte virtuose, cioè che non impattano negativamente sull'ambiente, che possiamo compiere immediatamente. Si tratta probabilmente di cambiare completamente approccio verso lo shopping così come l'abbiamo inteso finora. Sicuramente all'inizio sembrerà molto faticoso perché non siamo abituati e il primo pensiero che ci verrà in mente sarà: chi me lo fa fare? Tutto sta nell'andare oltre quel pensiero, perché prenderci cura dell'ambiente è prenderci cura di noi stessi. E non è vero che gli sforzi di una singola persona siano vani. Quello che in concreto possiamo fare fin da ora per mettere un'azione positiva per la nostra salute e il nostro ambiente è comprare brand sostenibili, mettere in atto il concetto di slow fashion, comprare vintage, comprare usato, affittare abiti, riciclare, ad esempio scambiare, aggiustare, rimodellare. Vediamoli ora uno ad uno nel dettaglio. I brand emergenti e non, che fanno della sostenibilità il tratto imprescindibile della loro produzione, e li vedremo ad uno nei prossimi articoli e video. È vero, i materiali eco comportano una spesa leggermente più alta, ma è molto meglio comprare una t-shirt di buona qualità piuttosto che tre economiche che dopo un paio di lavaggi perdono la forma o si bucano. Non so se credete nel karma o meno, ma la consapevolezza di aver messo una causa positiva per l'universo non ha prezzo. Inoltre mi piace moltissimo l'idea di trovare un brand o un designer che incontri il mio gusto personale e premiare il suo coraggio e la sua attenzione acquistando i suoi vestiti. Sto adottando gradualmente nella mia vita questo modo di vivere la moda. Ho fatto un articolo e un video su questo argomento, vi metto il link qua sotto per chi volesse approfondire. Per dirvela in due parole, lo slow fashion consiste nell'acquistare abiti di buona qualità con lo scopo di farli durare a lungo, sicuramente più di una stagione, abbattendo così l'effetto fast fashion. Forse ve l'ho già detto, amo il vintage. I capi vintage sono di ottima finitura e per me di grande fascino. Mi piace tantissimo mischiare quello stile con qualcosa di contemporaneo. In generale i capi vintage sono assolutamente originali, difficilissimo trovare due pezzi uguali. Inoltre nei negozi vintage si possono fare ottimi affari, ce n'è davvero per tutti i gusti e per tutte le tasche. Anche i negozi dell'usato sono un'ottima risorsa. Ce ne sono alcuni che trattano solo marchi lusso e quindi in cui si possono veramente fare grandissimi affari perché i pezzi sono praticamente nuovi, ma con prezzi decisamente più abbordabili. Una cosa che non ho mai provato, forse non è per tutti l'idea di affittare vestiti, però si può provare. Quando un vestito non ci piace più, invece di buttarlo via, abbiamo 5 possibilità. Se è vintage e ancora in buone condizioni, possiamo rivenderlo in un negozio vintage. Oppure possiamo portarlo da una sarta, fargli apportare delle modifiche, secondo una nuova forma che ci piacerebbe di più. Possiamo portarlo in un negozio che fa riciclo, oppure ancora portarlo in un negozio di abiti di seconda mano. E infine possiamo darlo direttamente a qualcuno che sappiamo che ha bisogno. Sono convinta che compiere scelte sostenibili diventerà sempre più facile e veloce man mano che ci saremo abituati a questo nuovo stile di vita. Adesso sicuramente può sembrare tutto troppo complicato, e soprattutto quando avremo scoperto dei brand etici che ci piacciono veramente, oltre ad aver sperimentato che è possibile rimanere fedeli al nostro stile anche vestendoci eticamente. Io adesso mi fermo qui. Spero che anche questa pillola settimanale di Eco Fashion sia stata utile. Iscrivetevi al canale YouTube qui sotto se non l'avete ancora fatto. È importante perché in questo modo possiamo essere trovati nel motore di ricerca di YouTube. E più persone ci trovano e più persone verranno informate. Per adesso è tutto. Da Chihuahua Attitude.